Sarà accreditato entro martedì lo stipendio di marzo dei 90 lavoratori degli asilo nido, dell'assistenza agli anziani e ai portatori di handicap. A dare la notizia Pietro Biondi, capofila dell'ATI, l'associazione temporanea d'impresa costituita dalla cooperativa La Città del Sole e Progetto Vita. Biondi ha così deciso di anticipare le somme in attesa del pagamento delle fatture da parte del comune per sedare gli animi dei lavoratori in attesa di 3 mensilità arretrate, pronti a proclamare lo stato di agitazione e a organizzare un sit-in di protesta dinanzi a Palazzo del Carmine. Così come annunciato qualche giorno addietro dai rappresentanti sindacali della CGIL, CISL e FISASCAR. Vogliamo portare un poco di serenità agli utenti, rassicurandoli sulla continuità dei servizi a loro erogati e sulla serenità che giustamente devono avere, e non ci saranno problemi per il futuro. Per quello che ci riguarda, solo da qualche minuto abbiamo finito di avere un colloquio molto sereno e molto fattivo con il signor Sindaco, il quale mi ha assicurato e ci ha riassicurati tutti che ci sono delle problematiche di ordine tecnico e di cui si è impegnato a risolvere nel giro di qualche settimana. Riteniamo che il comune di Caltanissetta sia ancora uno dei pochi comuni credibili e come gestione amministrativa e soprattutto credibili da un punto di vista bancario. Le loro fatture e le nostre fatture vengono puntualmente anticipate e noi appunto questo ci consente di poter anticipare anche la mensilità di marzo, che consentirebbe solo un leggero ritardo, anche se chiaramente è sempre un ritardo, sulla mensilità di aprile di 15 giorni, che speriamo di agguantare proprio e metterci in linea nel più breve tempo possibile. Ci è stato garantito che avrebbe anticipato una mensilità, quindi il mese di marzo. Abbiamo incontrato il sindaco e l'assessore Pastorello per avere notizie riguardo le fatture che devono essere pagate all'ATI. Ci ha riassicurato che, siccome c'era una problematica esclusivamente tecnica, entro il 15 di giugno saranno pagate in maniera regolare le fatture nei confronti della cooperativa. Per maggiore garanzia faremo un tavolo tecnico dove metteremo nero su bianco un verbale sia con la cooperativa, in questo caso il capofila dottore Biondi, e l'amministrazione comunale, per sfatare tutte quelle controversie che ci sono ad oggi sul pagamento delle fatture.